Ciao ragazzi, sono il boss del freestyle e bentornati in questo secondo video della Beach Soccer Social Cup. Però prima di riprendere con il torneo, ragazzi, tenevo tantissimo a ringraziare lo sponsor che ha permesso tutto questo, Fantamaster, l'app dei fantallenatori del terzo millennio. E adesso vi do anche qualche info. Nessun tool ha tante statistiche avanzate quanto quello di Fantamaster. Con il tool puoi gestire tutta l'asta e fare il sync automatico nelle tue leghe con un solo click. Ti trovi le rose importate in automatico nella lega. Puoi fare il confronto tra i giocatori e individuare le migliori opportunità all'asta, giocatori con ottime performance che ancora costano poco. Avrai a disposizione un tool specifico per la formazione che grazie machine learning riesce a suggerirti modulo migliore e formazione migliore da schierare. Su Fantamaster puoi sempre decidere tu i ruoli dei giocatori, quindi se non sei d'accordo con il nostro listone puoi modificare i ruoli. Il tool si trova su leghe.fantamaster.it/tool. Raga, più easy di così? Ok, siamo pronti. Ok ragazzi, siamo pronti per quest'altro match, squadra rossa contro squadra blu. La squadra blu, raga, 3 punti, la prima partita ha vinto 2-0 con una vittoria tutta brasileira, mentre la squadra rossa sta cercando la prima vittoria. Si parte con Mose Sanchez, subito il tiro di poco fuori. Intanto vedo i due allenatori belli carichi, Sì, il tiro di poco fuori. Mose ci ha provato da casa sua praticamente. Pechini esce fuori dalla sua area, allarga tutto per Gabriel Lopez. Il brasiliero alza la palla per Sergio Cruz, il tiro in sforbiciata, ma niente, non riesce a prendere la porta, raga, ma che bel gesto tecnico. Laterale, Sanchez alla battuta, funghi, niente, Gabriel Lopez, stop sontuoso. Entra Fed, che però entra un po' male, entra in scivolata. Sergio Cruz che la chiama, bello il lancio di Kevin, stop di petto di Sergio Cruz che però non riesce a tenere la palla lì. Se ne pipega, allarga tutto per Claudio Pellegrino, che però è troppo defilato per cercare il tiro in porta, finta. Siamo ancora sullo 0-0, ancora poche occasioni da gol. Sanchez prova a rimetterla in mezzo, bello. Oh! Altra rovesciata di Pippega. Bravo Isaac. No, stiamo girando male. Lancia per Pippega che appoggia bene per Claudio, ma c'è Luca Ortelli che fa buona guardia. Oh, attenzione, retro passaggio un po' rischioso. Sì! Attenzione, Fed poteva approfittarne, ma la palla purtroppo è uscita. Falli fare la scelta, puoi cacciare chi porta. E tira bene. Secondo me Pechini adesso ci prova. Il tiro di Peck. La deviazione, ma Isaac è molto attento e lancia subito Pippega, che l'appoggia dietro verso Claudio Pellegrino. Di nuovo lo scambio, impreciso però, impreciso. Kevin Calia, Sergio Cruz, il brasileiro della squadra blu, il capitano, il tiro! Bella parata di Isaac! Prendila su, girala! Ancora il capitano della squadra blu, prova il tiro, ma Mose Sanchez è un muro. È il muro della difesa rossa. Ancora Pippo non riesce. Oh, attenzione, ancora il tentativo di Sergio. Bravo Pippo! Che bello! Che bel numero di Pippega, il tiro di Fed smorzato dalla sabbia. Attenzione! Rimessa laterale dei blu. Gabriel Lopez cerca Ortelli che non riesce ad impattare il pallone di testa. Non lo far tirare. Ancora Sergio Cruz. Limite dell'aria. Prova il tiro, il tiro e c'è la rete di Sergio Cruz che porta sull'1-0 la squadra blu. Nulla da fare per Mose Sanchez che ha provato a coprire lo specchio della porta, ma il brasileiro, raga, è on fire. E vi dico pure questo, prima della partita mi fa, sono un po' infortunato, si vede. Tienila su, che non te la prendi. Si comincia da Pippega, che proverà sicuramente a calciare subito in porta. Attenzione, il tiro di Pippega. Vai Pippo, grande! Dai raga, Tutta! Ancora Gabriel Lopez. Bellissima la palla per Sergio Cruz. Calma. Sulla fascia sinistra, rimette in mezzo per Gabriel Lopez. Tutto brasiliano. Questo scambio. Sergio Cruz da... E mette alto! Ancora Mose Sanchez. Prova a fare tutto da solo. Prova ad appoggiare su Pippega, ma Gabriel Lopez fa tutto. Attenzione Pippo! Attenzione Pippega in aria blu. L'appoggia per Fed, ma il passaggio è un po' arretrato. Ancora Fed la rimette in mezzo, ma Luca Ortelli spazza tutto. Spazza tutto. Anche due. Si riparte da Claudio, che cercherà di buttarla subito in mezzo. Scodellato. Sì, Pippo! Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, ma che stava succedendo? Ancora Mose Sanchez, il tiro! E c'è il pareggio della squadra rossa! Dopo una rovesciata, un tiro al volo di Mose, una parata super di Pechini, Mose Sanchez pareggia da vicinissimo.
Raga, sì, che partita! Che partita! È il rigore, perché se lui non fa gol è la porta. Non voleva essere cattivo. Oh no! Non moriamo mai noi, fino alla fine! Ok ragazzi, sono qui con il muro della squadra rossa e il fantasista che mi sta a far sentire male. Parto da Mose Sanchez. Mose, com'è? Mi hai detto che stai iniziando a prendere le misure? Stiamo prendendo un po' le misure perché prima partita ancora dovevamo capire un po' il terreno perché è diverso, capito? Anche le posizioni in campo. Ora nell'ultima partita abbiamo giocato con, diciamo, una squadra forte che alla fine è quella, diciamo, candidata alla vittoria e abbiamo portato a casa un punto. Quindi secondo me è un buon risultato positivo e se la prossima giochiamo così possiamo far bene. Pippo, fai delle rovesciate folli, la coordinazione, manca solo il gol. Sì, un po' più di precisione, ma sono tutte molto difficili in realtà perché ancora non è arrivata quella pulita, no? Devo andare un po' a cercarmela, ma è un gesto che sulla sabbia è fondamentale, per cui adesso io e quei ragazzi la seconda partita ci siamo detti appunto di provare a alzarla un po' di più, ce l'abbiamo fatta, dalla rovesciata che non sono riuscito a fare abbiamo fatto gol, per cui in realtà ci siamo carichi. Ci vediamo dopo. Grazie ragazzi, grazie mille. Ok ragazzi, è pronta la prossima partita, sono già scese in campo le squadre, squadra gialla contro squadra verde. Cerre spera subito sul punto di battuta, proverà come al solito calciare subito in porta. Cerre spera mi saluta. Attenzione al tiro di Cerre spera. Ok, il tiro. Mamma mia, che portata e che parata di Fantabet ragazzi. Prova ad andare via contro Abbe, uno contro uno. Il tiro di Gilbert. Riparte la squadra verde con colpo gobbo che vede il movimento di CR spera. Attenzione, Abbe, passa la palla, due veli, il tiro. Vai, vai! E c'è la rete di Sodin! 1-0 per la squadra verde, raga, su assist di CR spera. Bravi raga! Raga, incredibile, incredibile. E c'è ovviamente l'esultanza. Occhio. I Matoshi sul punto adesso, di battuta. Speriamo che no, me la so tirare, guarda. Vorrà provare subito a pareggiare i conti per la squadra gialla. Capito chi dei due tira. Attenzione al tiro. Vai. Il tiro di Matoshi, però ribattuto dalla barriera. Ancora Gilbert Nana. Gilbert. Oh, le finte di Gilbert, il tiro di poco alto. Il rilancio di Vlad. Oh, attenzione, calcio di rigore per la squadra verde. Cerre spera prende il pallone, lo posiziona sul dischetto. Fantabet come si Oblak sistema, all'europeo, si La postura è quella. Occhio, Cerre spera. Il tiro. Sì! La parata di Fantabet, ragazzi. E posso dirvi, aveva tirato un calcio di rigore super preciso, ma Fantabet ha fatto una parata incredibile. Ancora 1-0 per la squadra verde. Però posso dirvi, la squadra gialla capitanata da Gnabry. Attenzione, rovesciata di Gilbert e la parata comoda di Vlad. Ecco Gilbert. Alanzaki. Tiro, la parata di Vlad, ragazzi. Ma che sta combinando Vlad? Oh. Siete in superiorità. Bravissimo! Ecco, Cerre spera. Il tiro Cerre spera, il palo. È un po' sfigato, Cerre. Cerre spera, è un po' sfigato. Gilbert Nana, lo stop di petto. Bravo, Gilbert. Contro Sodin e colpo gobbo. Fa tutto da solo Gilbert. Pensa al tiro, vai, tira, vai, ma smorzato. Attenzione, Gnabry. Oh, la parata di Vlad. C'è un po' di casino in aria, nulla da fare. Che cos'è stato colpito Vlad? Forse dalla sabbia. Attenzione Gnabry, allarga per Matoshi. E Matoshi pensa al tiro di poco alto, però Vlad aveva la sensazione che c'era. Dai raga, non posso perdere contro Dexter. Ma come prima mi fai complimenti e poi mi massoni. No, era tutta una finzione. Il tiro di Zaghinho. Bravo, smorzato dalla sabbia, allarga vita. Tutto per Gilbert, prova il colpo di tacco, ancora Vlad, ragazzi. Rilancio di Vlad a cercare Abe per andare a chiudere la partita. Vai, vai, Ema! Con i Matoshi. Bravissimo! Lunga per Gilbert e Vlad, ancora che esce, ancora Vlad! Bello, tira, sì, come viene! Per provare a chiudere la partita, ma nulla da fare. Quanto è forte Abe, ragazzi. Attenzione, bello lo scambio, Cerre spera Abe. Bellissimo lo scambio, il tiro di sinistro di Cerre spera, ma niente da fare, per poco. Un rilancio di Fantabet troppo lungo e credo che finisce qui quest'altra partita. Vamos, ragazzi, vince 1-0 la squadra capitanata da CR Spera, gol di Sodin. Posso dire che avete un grande portiere? Ok ragazzi, sono qui con il portierone della squadra gialla,
e con colui che ha segnato il gol vittoria della squadra verde. Voi portieri mi state sorprendendo tantissimo in questo torneo, davvero complimenti. Intanto grazie, poi faccio anche i complimenti agli altri portieri perché sono veramente bravi. Ho fatto il possibile, però sono fiducioso perché la squadra è messa bene in campo e comunque gli episodi fanno la differenza, quindi rimaniamo in partita. Adesso ce la giochiamo contro la squadra blu e cercheremo di fare il massimo. Allora, sono qui con l'uomo che ha deciso questo match. Com'è stato? Le sensazioni anche per quanto riguarda questa seconda partita? Rispetto alla prima partita, un grande fattore di differenza è stato che faceva meno caldo. Nella prima non riuscivamo a coprire la fascia sinistra perché faceva troppo caldo. Ora col tempo un po' più a favore, diciamo, siamo riusciti a coprire meglio gli spazi. Io ho fatto fondamentalmente quello che ho fatto anche nella prima partita, comunque. Quando c'era la progressione io provavo a inserirmi nello spazio. Nella prima partita mi è rimbalzata male davanti e ho mancato un'occasione simile. Qui mi sono fatto trovare più pronto e alla fine, diciamo, è stato un gol di squadra perché alla fine Luca Cerespera mi ha messo una bella palla. Io ero lì, c'era Abbe che comunque mi ha portato via l'uomo e alla fine, diciamo, è stato un gol piuttosto semplice, insomma. E il movimento però ha premiato. Sì, no, è stato quello, L'ho fatto per due partite, ho detto prima o poi mi capita la palla giusta, insomma, anche perché qua i singoli contano relativamente poco. Esatto. Si è visto anche gli avversari che qualitativamente erano molto più forti di noi, secondo me, però nei singoli, però come squadra noi siamo riusciti a tenere meglio la difesa. Grazie mille, vi lascio andarvi a rinfrescare, ci vediamo dopo. Grazie ragazzi. Grazie, grazie. Ok, siamo pronti per il match tra squadra gialla e il tiro di Gilberto. Match tra squadra gialla e squadra blu. Ma Kevin Calea su di lui. Gilberto riesce a passare, ma Pechini riesce a bloccarla. Attenzione, il lancio per Sergio Cruz, troppo lungo. Hanno paura, hanno paura. Torna. Chi sbaglia? Gilberto Nana, ragazzi. Gilberto Nana ha una preparazione fisica. Cioè da Serie A praticamente. Intanto il tiro di Matosci. Zacchino la mette in mezzo la scodella per Matosci, ma c'è Gabriel Lopez. Attenzione, Luca Ortelli ci prova da lontano. Ehi, questa è mano. Siamo 1-1, raga. Il tiro di Gilbert Nana. La squadra blu reclamava un fallo di mano di Gilbert che però non è stato assegnato. Fallo laterale per la squadra gialla. Zacchino sul pallone. Mette in mezzo, ma è una sorta di pallonetto che stava per ingannare Pechini. Dai, blu. Ancora 0-0, le squadre si stanno studiando. Ci sono state un paio di occasioni, ma niente di clamoroso fino ad ora. Attenzione! Bravo! Girata di testa di Gilbert e che parata di Pechini, raga. Sono Kevin Calea. Lunga per Sergio Cruz. Oh, attenzione! Ma stai scherzando? Ma poi veramente? Oh! Sono ancora Gabriel. Gabriel Lopez, il tiro. La palla di recuperata da Gabriel Lopez. Sergio, il tiro fantabetto. Dai, chiude tutto. Oh, Carano! Vamo, Carano! Boh! Disgrazia! Disgrammato! Un allenatore deve stare più pagato e tranquillo. Dai, raga! Dai! Go! Forza! Kevin Calea su di lui. Non lo fa andare via. Nostra. Però Gilbert. Guarda la Gabri. Dai Gabri, provala. Laterale. Ancora per Gnabry. Provola. Zona tiro. Bravo. Tiro di sinistro. Ancora Kevin Calea. Ancora. Matosci, il tiro. E il gol di Matosci. Secondo gol in questa competizione. Mamma mia. Uomo decisivo della squadra gialla. Beh, dopo un po' che comunque la squadra gialla stava martellando, stava lì. Si porta in vantaggio. Gol di Matosci. Crediamoci, raga. Dai, crediamoci. Gilbert Nana contro Pechini. Il Bravo. Tiro Pechini. Parata allarga su Gabriel Lopez che la mette al centro per Sergio Cruz. Si gira uno contro uno con Zacchino. Il tiro. Il pareggio del brasileiro Sergio Cruz pareggia i conti. Vamo boa. Ancora l'asse Cruz Lopez, raga, micidiale. Nulla da fare per Fantabet, tutto da rifare. Bravo! Fantabet ci esce bene con i piedi. Ancora Pechini, attenzione. Fallo in attacco di. Vieni a calciare, si calcia te, Simon. Fallo in attacco di Gilbert Nana su Kevin Calea. Batte Pechini. Sergio Cruz chiede una palomba.
Invece c'è il tiro forte! Che gol di Pechini, ragazzi! Che gol di Pechini, ragazzi! Ma che cosa ho visto? Che cosa ho visto? E facciamo calcio! E facciamo calcio! Spettacolo del sabato Brasile, hanno far! Vabbè, ragazzi, ve l'avevo detto che l'arma in più della squadra blu poteva essere il portiere, perché raga, Pechini il tiro ce l'ha. E ve l'ho detto, nella Roma Creators fa uguale. Che gol, ragazzi! 2-1 per la squadra blu. E per adesso posso dire, posso sbilanciarmi che è il gol più bello di questa Beach Soccer Social Cup. Che gol, raga! Che incredibile! Attenzione, Gilbert! Allarga tutto per Gnabry, che la rimette in mezzo, nulla da fare. E finisce qui! Finisce qui! 2-1 per la squadra blu. La decide Pechini con un gol, raga, fuori di testa. Ok, ragazzi, sono qui con Zaghinho e Pechini. Parto da te, Zaghinho. Ti ho visto in una posizione non consona rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Ti ho visto in difesa. Come mai questa scelta? È la prima volta che gioco a Beach Soccer. Okay. Quindi ho detto, per far meno danni mi butto in difesa. Meno danni, dai, meno danni da te, Zac, non ci crede nessuno. Però sulla sabbia non è facile, sai, no? Però in difesa, bello, però mi sono divertito, vi giuro, è divertente. Non pensavo, sono arrivato qua e ho detto, ma... Beh. Invece è divertente. Dai, sono contento. Ma che gol l'hai fatto? Eravamo pregio, ho detto, la provo. Me la sentivo, è andata bene. Abbiamo portato a casa sta vittoria che ci fa passare primi nel girone. Ma ci siamo divertiti nonostante una bella giornata, ci stiamo divertendo, anche se sta grancando, però... Contento per il gol, contento per la vittoria, dai. Grazie ragazzi, grazie mille, vi lascio andare a rinfrescare, ci vediamo dopo. Si parte ufficialmente, attenzione al tiro. Anzi, di Moses Sanchez colpisce la barriera. Vai raga! Dai raga! Facciamolo! Mi pega sulla battuta del calcio d'angolo. La mette in mezzo. Eccolo! Colpo di testa di... Bello, grande! Vedilo, vedilo! Raga, credo di aver sudato anche l'acqua del battesimo. Attenzione, calcio di rigore per la squadra verde. Lo batte CR Spera. Il capitano, il GOAT. Attenzione, fischio dell'arbitro. Vola Isaac! Vola Isaac! La rincorsa. Il tiro, la rete di CR Spera! Primo gol e prima esultanza in questa Beach Soccer Social Cup! E il GOAT mette il punto in questa partita, in questo match. Mancava solo lui, il capitano. Si riparte, attenzione, Moses Sanchez. Si riparte subito, raga. Non c'è tempo di non ci sono pause. Il tiro è un po' troppo alto. Comincia da volare. Golle! Golle! Bravo Isaac. Fallo laterale per la squadra verde. Vabbè, appoggia su CR Spera che prova il tiro al volo. Mamma mia, ragazzi, che gol che stava per fare il GOAT. Attenzione, Fat Freestyle appoggia dietro verso Moses Sanchez. Contro Abe. Allarga tutto per Pippo. Bellissimo lo stop, elegantissimo. Attenzione, Pippo contro Sodin. Prova ad andare via il tiro di Pippo, ma nulla da fare, purtroppo poco fuori. La squadra rosa sta spingendo. Attenzione, Isaac, tranquillo, parata, easy. Attenzione, Pippo pega il tiro, il rimbalzo. Bilancio di Vlad. Bravo, verso CR Spera, ma... Guardate, Pellegrino si fa sentire. Sì! Bravo Pippo! Il tiro di Pippega, ormai li confondo tutti. Calcio d'angolo. Pippega, attenzione, quasi direttamente in porta. Nulla da fare, Vlad esce bene. Attenzione, CR Spera. CR Spera allarga tutto per Ape, troppo lunga. Guardate, Pellegrino verso Pippega, che appoggia a Moses Sanchez. Ancora lo scambio tra i due. La alza, bellissimo, la rovesciata di Moses Sanchez. Moses Sanchez che si muove, bellissima la palla. Che cavolo! Angolo, calcio angolo. D'angolo! C'è stato un contatto molto dubbio tra Vlad e Moses Sanchez. Da qui non ho capito bene, raga, perché anche c'è la sabbia che si alza, quindi... Sì! C'è ancora Moses Sanchez in testa, non riesce a indirizzare verso... E c'è il gol di Pippega! Dai, raga, prendiamo sta palla, dai, che manca ancora metà partita! Il gol del pareggio di Pippega! Dopo tante occasioni, anche Pippega timbra il cartellino. Uno pari,
tutto da rifare. Si sta rubando la partita? Non era calcio d'angolo. Partita rubata. Non mi importa, non mi importa. Hai segnato su un rigore che non c'era, perché Claudio, guarda che carino, dai. La rincorsa. Goal. Il tiro. Gol. Dai raga, andiamo a farglielo. Pallone preciso. Squadra rossa che sta cercando il gol vittoria. Sì, sì. Questo match palla per Moses, sì. Sanchez la mette in mezzo, colpo combo. Sì, e ancora Pimpega! Sì, ancora Pimpega! Sì. 2-1 per la squadra rossa. Dai, lancio di Fed Freestyle. Parla, torre di Moses Sanchez. Colpo combo, poi non è riuscito a mandare via il pallone. Pimpega fa 2-1 per la squadra rossa. Si è ripreso tutto quello che non aveva preso negli altri match. Ora la squadra verde, attenzione con CR, spera Moses Sanchez, un muro. Pipega, controcolpo combo, il tiro ha un po' smorzato dalla sabbia. La squadra rossa è molto organizzata, si parlano, si spostano, attenzione, la palla messa in mezzo verso Moses Sanchez. Sì, Moses, gira e concludi. Moses prova comunque, ma Vlad acchiappa easy. Sì, sì, mano! Sì! E finisce qui! 2-1 per la squadra rossa! Pipega ha timbrato due volte il cartellino, ha fatto tac e tac! Che partita, ragazzi! Che partita! Dai! Dai! Non mollare mai! Andiamo! Andiamo! Vai! Noi rispettiamo! No, come Gilbert qua, qua, qua! Umiltà! 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 Dov'è Gilbert che parla? Dov'è che parla? Dove sei? Non parli più, Gilbert! Parto da Abbe. Abbe, una sconfitta che però non vi ha intaccato tanto, perché comunque voi eravate già passati ai playoff, giusto? Quindi alla semifinalina. Come lo vedete il prossimo match? Sicuramente dobbiamo dare di più rispetto a questa partita qua, che l'abbiamo presa un po' sotto gamba pensando di essere passati, e effettivamente lo eravamo. E niente, dopo sarà una guerra. Quindi è una sorta di rivincita, certo, giusto? Certo. Ok, ti voglio tenere per ultimo. Mi puoi far venire Fed, per favore? Grazie. Grazie. Fed, vittoria. Posso dirvi, da fuori vi ho visto belli decisi a prendervi questi tre punti ed accedere a questa semifinale. Sensazioni? Vittoria di cuore. Abbiamo iniziato un po' malino, però adesso ci stiamo riprendendo e secondo me io ci credo tantissimo. La squadra c'è, il gruppo c'è e adesso vi faremo vedere. Fed, grazie mille, puoi andare, grazie. Pippo, due gol che vi hanno portato alla vittoria. Però posso dirti una cosa, cioè i più belli sono questi due. I pelati, ragazzi. Pippo, hai fatto due gol che vi hanno portato alla vittoria. Finalmente, come ho detto anche in cronaca, ti sei ripreso quello che ti era mancato negli altri match. Sì, sono stato fortunato sul secondo, penso molto bravo sul primo, però ho avuto anche altre occasioni, il tiro al volo che è stato bravissimo. Là da parare, ho fatto un bel po' di situazioni per far bene. Meritato, dai, alla fine si fa fatica, loro sono bravi. Però questo dimostra che la motivazione molte volte fa più la differenza dei valori in campo. Per cui sempre cuore, e anche se poi si perde, bisogna aver dato tutto. Questa è la più grande vittoria. E soprattutto mi stai perdendo la voce, quindi grazie mille, puoi andare. L'obiettivo è prendermi il premio di MVP, esatto. Per cui ti devo far strillare il più grande, possibile. Grande, grande, grande. Dai. Grazie ragazzi, andate a rinfrescare e in bocca al lupo. Ciao, per la semifinale. Vado. Grazie, grazie ragazzi. Scopriremo la vincitrice della Beach Soccer Social Cup. Bello, oh, lo scambio! Ma no, da lì è una buona occasione! Si Pippo! Bello! Dice il respiro!